Peccato che non ci sia la politica, ma non lo dico con la nostalgia di tempi che non potranno più tornare, ma perché l'incubo, il terrore, lo stato di polizia, e comunque la si voglia prendere anche semplicemente la prudenza dello Stato, che indirizza tutte le attività proprie e quelle legate all'informazione, quindi con un controllo molto forte dell'informazione, alcune cose non si possono dire o si devono dire cercando di essere più ipocriti possibili e quindi credendo a una verità di Stato che è tipica delle dittature, e quindi la politica non c'è, perché nulla di più clamoroso negli ultimi tempi, e quindi prima del coronavirus, di uno scontro istituzionale fra il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, quali che siano i suoi limiti oggettivi rispetto a una funzione così importante, e un magistrato non in servizio perché è oggi membro del CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, che lo vede quindi in una funzione di garanzia rispetto alle attività giudiziarie dei suoi ex colleghi. Però resta comunque un giudice in aspettativa, con uno stipendio e una responsabilità e una dignità che non prevede né per lui né per il ministro che il luogo dove si discuta o si faccia anche conoscere una verità scomoda sia la televisione, un programma di una televisione privata in cui improvvisamente irrompe, come preso da un'urgenza improvvisa di parlare fuori dai canali istituzionali e perfino fuori da una conferenza stampa, ma nella fascinazione, nell'ebbrezza della televisione, che lo conosco bene. Io ho fatto molta politica in televisione e quando dico che non c'è la politica mi riferisco alle istituzioni e anche al fatto che l'arena televisiva è comunque oggi fortemente condizionata, alcune verità non possono passare di lì e quindi la situazione è molto inquietante. Però c'è sempre la possibilità per chi ha una credibilità, una reputazione, soprattutto per chi ha fatto lotta alla mafia, perché lui ha fatto lotta alla mafia. Lui ha fatto lotta alla mafia, infatti il processo più importante che ha fatto e che oggi è affidato ad altri, e non è ancora comunque arrivato a sentenza finale, è quello contro un generale dei Carabinieri, il quale avrebbe fatto chissà cosa in una trattativa Stato-mafia in cui però manca un elemento, cioè la mafia la conosciamo, la trattativa deve fare il potere politico, no, la fa un carabiniere per conto suo, senza avere referenti, perché è incriminato il ministro Calogero Romanino, è stato assolto nonostante la persecuzione per 15 volte, escludendo che fosse altro che vittima anche lui, non poteva essere più che vittima, certo non era quello che trattava, o trattava la propria incolumità, come d'altra parte fa qualunque magistrato, con una scorta che serve a proteggerlo, che la scorta sia una scorta fisica o la capacità di difendere qualcuno facendo atti che non determinano un rischio della vita, è il massimo che può aver fatto un ministro come Mannino, minacciato di morte. E con lui anche il ministro Mancino, sottoposto a processo per falsa testimonianza. Quindi questi non sono ministri o politici antimafia, no, lo è Di Matteo, come lo è Ingroia, lo è stato Ingroia. Peccato che abbiano scoperto poi, con un processo in corso e una richiesta a 4 anni di carcere, che aveva preso danari dalla regione e spesi in modo non ritenuto legittimo. Quindi l'eroe è caduto, è nella polvere, ma c'è sempre un eroe. E l'antimafia, se la fa un magistrato è vera, se la fa un politico non lo è, se la fa un magistrato è pure eroismo, e quindi Di Matteo è un eroe. E come facciamo a dirlo? Fino all'altra sera, quando ha fatto irruzione in una trasmissione in cui si parlava di problemi generali, di malattia, di tutela per tutti e anche di liberazione improvvida, non da parte del ministro, ma di colleghi di Di Matteo, di magistrati in attività, che hanno liberato alcuni mafiosi, pare 2 o 3, ma comunque li hanno liberati. Ma d'altra parte la credibilità si ottiene attraverso un consenso popolare che è più che politico, perché cittadino onorario di Palagonia, cittadino onorario di Modena, cittadino onorario di Messina, cittadino onorario di Gubbio, cittadino onorario di Rivoli, cittadino onorario di Rozzano, cittadino onorario di Torino, cittadino onorario di Pescara, cittadino onorario di Bologna, cittadino onorario di Spoltore, cittadino onorario di Chieti, cittadino onorario di Montesilvano, in Abruzzo sono molto intensivi, cittadino onorario di Caselle Torinese, cittadino onorario di Vacchiarella, cittadino onorario di Milano,
cittadino onorario di Trapani, cittadino onorario di Livorno, cittadino onorario di Reggio dell'Emilia, cittadino onorario di Corciano, cittadino onorario di Grosseto, cittadino onorario di Venaria Reale, cittadino onorario di Pinerolo, cittadino onorario di Locati di Triunzi, cittadino onorario di Roma. Ecco, chi è questo cittadino infinito in ogni luogo, anche dove forse non era mai stato prima? È Nino Di Matteo, cittadino onorario perché eroe. Non abbiamo capito esattamente quali mafiosi sia riuscito a individuare e condannare. Sappiamo che lui ha cercato di far condannare un generale dei carabinieri, un ministro, un altro ministro, cioè lui ha avuto un'intensiva attività politica alla fine e ha ottenuto come eroe antimafia la condanna in primo grado di un generale che ha arrestato Riina. Quindi una grande confusione, loro non ci capiscono, ma sa che Di Matteo è un eroe, è un assioma, è un dogma. Naturalmente, in quanto eroe, ha fatto una dichiarazione di voto o una dichiarazione di assoluta convinzione e di apertura di credito ai 5 Stelle, i quali sono il partito che ha la linea politica, come lui ha dichiarato pubblicamente, che più di tutti tutela i magistrati. Quindi dovremmo essere a posto, perché oggi il ministro è un membro dei 5 Stelle, un grillino senza grillo, cioè non sa più chi è, ma è sempre ministro, Bonafede, ex DJ, e nonostante questo, chissà da cosa stizzito, nel culmine della malattia, del coronavirus, degli arresti di mafiosi che invece vengono rimandati a casa, cioè mandati ad arresti domiciliari, e quindi polemica su questo, lui deve dire una cosa assolutamente necessaria, che il ministro gli ha proposto la nomina al DAP, cioè al Dipartimento dei Penitenziari, ma i boss non volevano. E quindi questo ministro, nell'accusa gravissima di Di Matteo, detta pubblicamente, irrompendo con una telefonata urgentissima in una trasmissione televisiva, Di Matteo dice no, io ho avuto una proposta, poi il ministro l'ha ritirata perché non voleva scontentare i mafiosi. Quindi accusa il ministro di essere colluso con i mafiosi o di essere ubbidiente ai mafiosi. Quale trattativa Stato-mafia più di questa allora? Perché non apriamo un'inchiesta su Bonafede? Ha trattato con i mafiosi. Se non ha messo Di Matteo per divieto dei mafiosi, ha trattato con i mafiosi. Ecco la trattativa Stato-mafia. Caro Di Matteo, caro Bonafede, voi siete la testimonianza, e lo dice un grande magistrato, un eroe, cittadino onorario di molti comuni, che tu hai trattato o hai accettato una minaccia della mafia. Accusa gravissima. La trattativa non è quella di 20 anni fa, di 30 anni fa, non è quella di Ciancimino, che non si sa poi come abbia trattato e con chi, o di Mori, che non si sa per chi abbia trattato con Riina. E questa è la trattativa, e questo hai detto. Così, non c'è la politica, il Parlamento si riunisce in modo molto così lasco, quindi non ci sarà un grande movimento, forse ci sarà nelle prossime ore, ma Di Matteo ha denunciato una nuova trattativa Stato-mafia. Un ministro che si fa intimidire dai mafiosi, esattamente quello che si diceva di Calogero Mannino, non provato, e quello che si diceva di Mori. Cioè c'è una mafia così forte che stabilisce chi deve essere nominato fra i magistrati al DAP, che serva anche a buttare un'ombra su Petralia, che serva certamente a buttarla sul Basentini che si è dimesso, nominato al posto di Di Matteo. Certamente l'accusa è gravissima. Bonafede ha trattato con la mafia. Bonafede, se non ha direttamente trattato, ha sentito il pericolo, ha accusato la minaccia, è stato minacciato e per non so quale misteriosa ragione ha detto guardi, quel posto per lei non c'è più, ce n'è un altro, non c'è più quello. Quindi non è Di Matteo che ha rinunciato, ma Bonafede, intimidito dai mafiosi, intimidito dai mafiosi, minacciato dai mafiosi, che fa una scelta importante per lo Stato, con il grave condizionamento della mafia. Questa è la sostanza. Io non vedo altra. Fui chiamato a dirigere il DAP, poi il ministro cambiò idea. I boss non mi volevano. Ha dichiarato questo.
È una resa dei conti grottesca, istituzioni, CSM e ministro che in televisione, perché poi telefona anche Bonafede, interviene anche lui, cerca di smentire ma non ci riesce perché il conduttore lo interrompe. E però dice sono esterrefatto, perché l'accusa è questa. Trattativa Stato-mafia. Bonafede che viene intimidito e accetta il diktat dei mafiosi non nominando Di Matteo. E questo no? Qualcuno può dirmi che di fronte al pluricittadino onorario io dico qualcosa che non è vero? Perché ha fatto quell'intervento? Per indiscrezione? Per una resa dei conti? Perché non ha ottenuto quello che voleva? E anche questo è abbastanza singolare. Che uno intervenga non con una lettera, non con un atto ufficiale, ma irrompendo in televisione con l'aria mogia, con un parlare pacato ma molto fermo e anche tale da creare una suggestione. Le parole così misurate di Di Matteo hanno creato in chi ascoltava un senso di ansia, di preoccupazione, di qualcosa di misterioso, tanto che il ministro, che io ho chiamato intanto per dirgli cosa stava capitando, si è subito precipitato a telefonare anche lui e in maniera un po' più arruffata a cercare di smentire dicendo solo esterrefatto, non è vero che ho ritirato la proposta, perché se l'avesse ritirata vorrebbe dire che è stato condizionato dalla mafia. Ecco, resa dei conti, delazione, modo irrituale di manifestare un disappunto. D'altra parte il dialogo è stato a due. In un duello uno dei due deve perire, che non c'erano testimoni evidentemente. La parola di Di Matteo vale quella di Bonafede, ma Di Matteo però è più importante, perché lui è un magistrato antimafia, grande magistrato antimafia. È riuscito a ottenere la condanna per un generale dei carabinieri, ha fatto cose straordinarie, non è riuscito a ottenere la condanna né di Mannino né di Mancino, che sono stati due ministri importanti. Però questa è la sua lotta alla mafia, lotta al potere politico democristiano, lotta al potere di Berlusconi, accusa Berlusconi di essere vicino alla mafia, d'accordo con i 5 Stelle, e oggi accusa anche al ministro Grillino senza Grillo di aver ceduto alla mafia. La trattativa Stato-mafia c'è, ed è il momento in cui, trattando con la mafia, Bonafede non nomina, lo dice lui, non nomina Di Matteo, perché i boss non mi volevano. La mia nomina avrebbe scontentato i mafiosi, ha detto così, ma io lo trovo enorme. Ora, a parte chi dica la verità, io tendo a stare dalla parte di Bonafede soltanto per il modo che ha usato in una situazione così paradossale e con quest'aria così grave e solenne e tale da creare preoccupazione Di Matteo. Cioè, improvvisamente, dopo un anno e mezzo, due anni, ha fatto una rivelazione. E mica non deve fare rivelazioni un magistrato antimafia, deve combattere la mafia. E ha fatto sospettare del ministro, anche se avesse mentito, e non potrà essere, è un grande magistrato antimafia, fa sospettare comunque, butta fango su Bonafede, il quale dice, ma non è così. Chi ha ragione non lo sapremo mai, ci vuole un giurì d'onore, non c'è un testimone. Però c'è la retorica della, come dire, del coraggio. È così coraggioso Di Matteo, che ha combattuto Calogero Mannino, ha combattuto il generale Mori, che a un certo punto è stato minacciato anche dal carcere, con il potere che aveva, da Riina di morte. Però Riina è morto e Di Matteo non è stato ancora aggredito da nessuno. Certo, è molto protetto. Però in quella stessa occasione Riina parlò dei pali eolici, che erano il maggior affare di Matteo Messina Denaro, e nessuno ha tanto seguito quella pista che io da sempre indico come l'affare più importante della mafia, ma invece hanno seguito la traccia delle minacce. E per questo hanno inventato la super scorta universale, che costa allo Stato e a noi almeno 1 milione di euro all'anno di poliziotti, per il magistrato Di Matteo. Bomba Jammer, quasi un carro armato, lui poi pare che abbia rifiutato una macchina speciale che garantiva, c'è un nome, ecco qui nella sua biografia, questi dati sono importanti, lui ha avuto questa scorta potenziata e qui vediamo le dichiarazioni, il processo. L'assegnazione del bomb jammer non sarebbe stata seguita dall'effettiva disponibilità di un simile accompagnamento, e questo accorgimento. Però lui ha rifiutato il mezzo blindato Lince, a suo avviso un carro armato, non ha dato assicurare il centro abitato. Cioè si è mosso il mondo per proteggere questo
magistrato minacciato da Rina, che è morto. Poi non si è però ritenuto di attenuare la scorta, non sia mai. La scorta è fondamentale, perché anche quando tu non sei, hai tutti i mafiosi in carcere, hai fatto i processi cercando di incriminarne altri ancora e li hai incriminati. Hai abbandonato il campo dell'azione diretta, perché sei al CSM, non dico di attenuare, ma certo risulti essere forse meno nell'occhio del ciclone. Ma invece mettiamo che il pericolo massimo, che debba avere 15 uomini di scorta, più del Presidente della Repubblica. E va bene, se li merita, ha tante cittadinanze onorarie, ha tanto combattuto contro Mancino, contro Calogero Romannino, contro Bellutri, che sicuramente è in pericolo, ha fatto battaglie straordinarie, è un grande eroe, l'erede di Ingroia. Aspettiamo e vediamo quale sarà il suo destino. Ha fatto una scelta precisa dichiarando la sua ammirazione per le indicazioni politiche relative alla giustizia dei 5 Stelle, lo ha dichiarato, ci sono le sue dichiarazioni. Quindi è un uomo vicino a 5 Stelle. E come mai allora attacca Bonafede, che è un ministro di 5 Stelle? Una resa dei conti? O qualcosa che comunque lo ha deluso? E la premessa, io non ho mai avuto a che fare con la politica? No! Quando attendeva ad avere quel posto, si è schierato con i 5 Stelle. Non ha avuto quel posto, lentamente ha a tal punto preso le distanze che oggi incrimina per trattativo Stato-mafia attraverso la televisione. Quindi la trattativa non è un processo, ma è una denuncia pubblica, il ministro Bonafede, il quale non ha fatto niente. Io credo che dica la verità. Semplicemente ha valutato nella indisponibilità temporanea, dice naturalmente cosa meravigliosa, per accettare la nomina proposta da, l'ho detto in televisione, dal ministro, mi sono consultato con i miei familiari. Però mi è visto che per avere una cattedra universitaria o per avere un posto di ministro si consulta con i parenti. Cosa c'entrano i parenti? Ma questo fa parte del mistero di un uomo che è cittadino di tante città e che quindi è pieno di persone che gli vogliono bene, gli danno i suggerimenti giusti. Quindi si doveva consultare. Quando è tornato dal ministro per il secondo incontro, forse era capitato qualcosa, poteva essere capitato per opportunità. No, è capitato perché i boss non mi volevano. La mia nomina avrebbe scontentato la mafia. Il ministro cambiò idea. Accuse pesantissime e inaccettabili fra istituzioni. Un membro del CSM che parla in questo modo di un membro del governo è fuori da ogni regola. Però è capitato, d'altra parte può fare tutto Nino Di Matteo, è un eroe che combatte contro la mafia. Bonafede no, non combatte contro la mafia, no. E perché? Un politico non può combattere contro la mafia? Perché Bonafede è meno importante di Di Matteo? Perché ha fatto qualcosa di meno? Non ha forse fatto anche lui norme per aumentare la tutela contro la mafia? Ha fatto cose, certo, le ha fatte con l'aria così garrula e il suo sorriso, e quindi non è credibile, non è un vero uomo antimafia. Di Matteo sì, l'altro no. Quindi i 5 Stelle, che sono oggi davanti a questo improvviso giudizio universale, sono chiamati a scegliere se stare con il loro ministro politicamente indicato da 5 Stelle, che è Bonafede, o stare con il loro eroe Di Matteo. Noi non possiamo non schierarci, dice, sono imbarazzati, ecco, il dialogo nel gruppo di 5 Stelle porta risposte imbarazzate alla stampa. Noi non possiamo non schierarci dalla parte di un giudice che ha combattuto e combatte la mafia. E invece Bonafede no? No? Non ha combattuto la mafia? No, niente, è solo un ministro, quindi cosa vuoi che abbia fatto? Si lascia andare un deputato che preferisce restare anonimo. E poi non rispondono, centriamoci più tardi, ma noi non possiamo non schierarci dalla parte di un giudice che ha combattuto e combatte la mafia. Quindi ha più credibilità Di Matteo, di Bonafede, per i 5 Stelle. E comunque i 5 Stelle sono divisi. Allora io voglio porre un'ultima questione. Dico, ma se Bonafede non combatte la mafia, se è meno credibile Di Matteo, perché Bonafede ha la stessa scorta di primo grado di Matteo? Di Matteo, abbiamo capito, è stato minacciato da Rina, ma chi ha minacciato Bonafede? Perché deve avere una scorta che costa 1 milione di euro, con 15 uomini che si turnano, 3 automobili e anche lui il bomb jammer? Cioè la scorta che ha Di Matteo, ce l'ha quest'uomo che è un eroe, che ha combattuto in trincea, e ce l'ha anche un ministro di cui si dubita, che probabilmente ha ceduto alla mafia,
che probabilmente ha fatto meno di quello che doveva fare e che soprattutto ha censurato Di Matteo, non gli ha dato la nomina che Di Matteo voleva, non ha ascoltato la sua richiesta. E quindi è molto sospetto. Ma se è vera questa seconda cosa, e io non la credo, perché credo che sia stato assolutamente corretto Bonafede, e mi fa grande tenerezza, sto dalla sua parte questa volta, perché credo che un giudice e un membro del CSM non possa irrompere in televisione e lanciare accuse da cui non ci si può difendere in un racconto che riguarda due persone senza testimoni e dicendo i boss non mi volevano, il ministro cambiò idea, la mia nomina avrebbe scontentato i mafiosi. Accuse gravissime che vogliono dire che Bonafede ascolta i mafiosi e quindi chi dovrebbe ucciderlo? Se è vera la teoria di Di Matteo, chi ha interesse a uccidere Bonafede? E cosa ha fatto di così pericoloso per avere la scorta di massimo livello? Come mai? Quindi io mi chiedo, perché dobbiamo dare la scorta a un magistrato? Scorta, ovviamente, giusto che l'abbia, nelle funzioni che gli toccano oggi, cioè di membro impiegatizio del CSM che non combatte più. E quelli che lo hanno combattuto e lo hanno minacciato sono morti. Occorre capire quali altri abbiano interesse, non credo Mancino, non credo Dell'Utri, non credo Calogero Mannino, quelli che lui ha perseguito e fatto condannare non mi sembra che abbiano, però mettiamo che ci sia qualche grande mafioso che lo vuole morto, quindi massima scorta. Ma chi è il mafioso che vuole morto il così docile Bonafede? Chi può voler morto un ministro che ascolta e ubbidisce alla mafia? Chi lo può voler morto? E in ogni caso, se anche fosse falsa, come io spero e credo, l'accusa di Di Matteo, perché dobbiamo spendere 1 milione di euro per dare la scorta a Bonafede? Chi ha interesse a uccidere un ministro della giustizia? Quale ministro della giustizia è stato mai ucciso? Non c'è una frequenza nel passato, è stato ucciso dalle Brigate Rosse Moro, non risulta ucciso nessun ministro della giustizia dalla mafia, forse perché non è lui che deve decidere. Il potere di Bonafede è nullo, non può né far condannare né far liberare dal carcere. Chi libera dal carcere i mafiosi sono i giudici, non il ministro. Il ministro non ha questo potere, quindi se non ha nessun potere altro che di stabilire regole, principi e fare leggi o cercare di farle votare, chi può avere interesse a ucciderlo? E perché deve avere una scorta di primo livello come quella di Di Matteo? Quante cittadinanze ha Bonafede? Forse neanche una. Uno che ha tante cittadinanze deve avere una scorta potente, straordinaria, che ci costi tanto per proteggerlo, perché è un eroe. Ma l'altro, Bonafede, non è un eroe. E anzi, lo stesso Di Matteo ci dice che il suo comportamento è stato equivoco, o è stato certamente debole. Non ha avuto la forza di contrapporsi alla minaccia della mafia. Ha accolto una richiesta, i boss non mi volevano, la mia nomina avrebbe scontentato i mafiosi. Questa accusa grave a Bonafede apre di nuovo la trattativa, mette Bonafede al centro di questa trattativa come politico e a noi cittadini che guardiamo quello che accade ci fa chiedere: ma chi ha interesse a uccidere Bonafede se ascolta i boss? Chi ha interesse e perché deve avere quella scorta? Ecco, la scorta di Matteo, certo, è un uomo in pericolo. È da sempre in pericolo, è in pericolo in quanto esiste, in quanto vive. Ma Bonafede, che fra qualche tempo potrebbe non essere più ministro, che cosa rappresenta contro i mafiosi? Che cosa ha fatto? Perché ha una scorta di questo livello? Chi gliel'ha data? Gliel'hanno data solo perché è ministro? Ecco la nomenclatura, ha la scorta perché è ministro. E allora l'indignazione dei 5 Stelle si può anche capire. Hanno un ministro che non combatte la mafia, che non nomina un grande combattente contro la mafia come Di Matteo e ha pure una scorta che non merita. Io comunque sto con Bonafede, capisco la situazione molto equivoca. La politica dovrebbe insorgere, dovrebbe essere un dibattito. Il coronavirus ha colpito anche Di Matteo e Bonafede. Li ha in qualche modo ammorbiditi rispetto al caso clamoroso, a questa resa dei conti, come non si era mai vista, in cui la trattativa Stato-mafia si afferma florida. Peccato che nessuno si occupa di indagarla oggi. Ci si occupa della trattativa del 92, del generale Mori, quello che ha arrestato Riina e che quindi deve essere condannato. Così la prossima volta non lo arresta più. Auguri.